Qui ci sono solo macchine, io voglio partire. Il quartiere è pieno di spazzatura. Qui la vita non è il massimo. Sono curiosa di vedere un altro pianeta. La decisione dell'alieno di rientrare nella sua galassia ha destabilizzato la vita familiare di Torpignatta. Molti dei ragazzi vogliono partire con lui. Sarà possibile? E cosa ne pensano i genitori? È pericoloso! Sei matto? È pericoloso! Forse, magari, quando sarai grande. Dicono che è troppo pericoloso e che se abbiamo paura non possono venire a prenderci. Mia madre dice che non c'è un'alimentazione adeguata sul tuo pianeta. I nostri genitori non ci vogliono lasciar partire. Ma che ti serve questa cosa? Ragazzi, immaginate quante cose possiamo fare per il quartiere con questa cosa. Inspiegabili fenomeni a Torpignatta. Sembra che una grande rivoluzione civica sia esplosa nel quartiere. Sarà per merito dell'alieno? E come ci riesce? Rimane un mistero. Mia nonna insiste per darmi una teglia di lasagna, che dite? Non si butta niente, è a parte le lasagne che ci metti in valigia. Porto le cuffiette e 4 maglie e maniche corte. Perché 4? Casa mia non ci sta la lavatrice. Poi mi porto anche caricabatterie. Allora anche la presa in mano nel caso non ci dovesse essere. Allora ne scappo anch'io una. Ah, e porto anche la bambola per dormire, se no ciao, non mi addormento. Oddio, non ci avevo pensato. Ok, spara! Nello spazio c'è il wifi. Si dice wifi! Il passaggio dell'alieno ha creato effetti ormai evidenti, a cominciare dalla questione immondizia. Ma sentiamo come se la passano i ragazzi che hanno deciso di partire. Ormai dovrebbero essere arrivati. Intanto c'è il wifi. E non è finita qui, le case sono fatte di burro d'arachidi. Quando ci si innamora, ci si stacca il dente e lo si regala all'amato. Il cielo è il rosso sangue e il mare è verde melma. Però se viene assaggiato sa di formaggio fuso e maio. Le montagne sono fatte di lasagne. Dal cielo piovono chicken nuggets. Gli alieni vanno matti per la carbonara. Come abbiamo sentito dalla loro voce, i nostri ragazzi e le nostre ragazze stanno benissimo. Vorranno tornare qui sulla Terra con noi? Chi può dirlo?